Una pagina dedicata agli esteri. Il caso di Patrick Zaki, il ricercatore arrestato in Egitto, ricalca in parte gli atroci contorni di quello del nostro connazionale Giulio Regeni. Ne vogliamo parlare con un gentiluomo della politica italiana e presidente della Commissione Esteri della Camera, autore anche del libro Dalla rivoluzione alla democrazia, l'onorevole Piero Fassino, che è collegato con noi. Fassino, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti coloro che ci ascoltano. Grazie, naturalmente. Partiamo proprio da qui, partiamo da Patrick Zaki. Abbiamo saputo pochi giorni fa che è stata rinnovata per 45 giorni la custodia cautelare. È arrivato un messaggio anche dal palco del Festival di Sanremo da parte di Amadeus, che si è augurato che possa tornare questo studente prima possibile a Bologna, dove all'Università di Bologna, dove studiava, lo studente egiziano. E abbiamo bisogno di capire da lei come stanno davvero le cose, com'è la situazione e quante possibilità ci sono a breve che questo possa accadere, insomma, quello che si è augurato Amadeus. Ma la situazione è drammaticamente semplice, nel senso che Patrick Zaki è rientrato per andare a trovare la sua famiglia in occasione delle festività e scorse ed è stato arrestato e da quel momento è stato messo in prigione e senza una sentenza definitiva di condanna, senza un processo, ma semplicemente come misura di carattere cautelare. Ora, le misure di carattere cautelare in qualsiasi paese civile si applicano a reati di ben altra gravità, perché l'unico reato che viene ascritto a Patrick Zaki è di avere scritto sul suo Facebook dei post in cui analizzava la situazione egiziana e avrebbe espresso anche magari valutazioni critiche sulla guida politica di quel paese, e quindi si applicano misure cautelari a un reato che non c'è e quando anche ci fosse di minima entità, mentre le misure cautelari si applicano a reati di ben maggiore gravità. E per di più le misure cautelari si applicano per un tempo determinato e non replicabile. Invece qui stiamo andando avanti di volta in volta, con 45 giorni, 45 giorni, 45 giorni, siamo in una detenzione illegale di una persona fino ad oggi innocente, a cui, ripeto, viene ascritta una responsabilità che non ha nessun rilievo di carattere penale in un paese moderno e civile, e con una, diciamo, sequestro di persona, di fatto, che, a cui viene tolta la libertà senza che si giunga a una definitiva sentenza, a un definitivo chiarimento. Ovviamente bisogna battersi perché Patrick Zaki possa tornare a famiglia e i suoi studi, possa tornare in libertà. È quello che si sta facendo, utilizzando tutti gli strumenti sia della diplomazia e della politica, sia tutto ciò che può essere utile a far comprendere, certo, che si sta commettendo verso un giovane studente una cosa priva di senso. Il vostro lavoro va in questa direzione. Onorevole Fassino, 5 anni fa, poco più per la verità, Giulio Regeni venne ritrovato cadavere lungo l'autostrada che collega il Cairo ad Alessandria. Il dottorando italiano dell'Università di Cambridge è stato rapito il 25 gennaio del 2016 e c'è un filo rosso che unisce queste due vicende, quella di Patrick Zaki e quella di Regeni, la ricerca della verità. E allora le chiedo, che cosa rischia il nostro paese se un giorno non troppo lontano dovesse dimenticare di cercarla questa verità? Ma intanto non bisogna dimenticarla. La verità per Giulio Regeni è una questione che rimane tra le priorità dell'agenda politica italiana, del governo, del Parlamento e di chiunque abbia una coscienza democratica. Giulio Regeni è stato tutto 5 anni fa barbaramente torturato e poi assassinato. La Procura della Repubblica di Roma, con un'indagine molto accurata, è riuscita a individuare quelli che, secondo le indagini, sarebbero i 5 responsabili di questa barbara vicenda. Tra l'altro, diciamo, il più alto in grado di questi 5 è stato recentemente trasferito dalle sue responsabilità a una responsabilità di assoluta marginalità e di minor rilievo da parte delle autorità egiziane, che significa qualche cosa, e tuttavia fino ad oggi le autorità egiziane si sono sempre rifiutate di accettare le nostre indagini e soprattutto di fornirci i recapiti a cui la nostra procura possa far recapitare appunto il deposito di rinvio a giudizio per intentare il processo. Quindi siamo in una situazione assolutamente grave
perché si continua a fare ostacoli in ogni modo all'accertamento della verità su un assassinio che non può essere assolutamente non solo accettato, non può essere giustificato in nessun modo e sul quale noi non vogliamo che cada il silenzio. Quindi continueremo a batterci per avere la verità su Giulio Regeni. E noi mandiamo un abbraccio anche ai suoi genitori che combattono imperterriti da quando questa vicenda è iniziata. Senta Fassino, lei è in libreria con un bellissimo libro, Dalla rivoluzione alla democrazia, Il cammino del Partito Comunista Italiano dal 1921 al 1991, la sua storia la conoscono tutti, lei è uno dei dirigenti del PC che condivise e gestì la svolta di Occhetto, deputato, ministro, segretario per 7 anni dei DS, fondatore del PD, inviato europeo, sindaco di Torino, attualmente appunto è presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati. Con quale sentimento ha fatto questo viaggio personale e politico? Beh, con un grande emozione. L'editore Donzelli, in occasione del centenario della nascita del PC, mi ha chiesto di scrivere un libro che ricostruisse il cammino del Partito Comunista Italiano e fosse un libro agile, tutto è vero che è un libro di 280 pagine, quindi questa è stata la fatica maggiore, ricostruire 70 anni in 280 pagine non è stato facile, e un libro che si dirigesse non solo a tutti coloro che quel cammino lo hanno vissuto, vi hanno partecipato, vi si sono identificati, ma un libro che si rivolgesse a un pubblico più largo, ivi compresi tanti, ormai sono parecchie generazioni che sono nate dopo, non hanno vissuto quei passaggi, quella storia, quei decenni, e tuttavia quella storia ha consegnato un'eredità che arriva fino a noi. E, è un libro, credo, che vuole, diciamo, spiega come un partito che è nato per fare la rivoluzione, perché il PC nacque nel 1921 sull'onda della rivoluzione di ottobre in Russia, per fare come in Russia, la rivoluzione, in realtà la rivoluzione nei 70 anni di vita non li fa, perché invece diventa via via un costruttore della democrazia italiana, prima nella lotta clandestina contro il fascismo, poi nella lotta partigiana di resistenza e di liberazione del paese, poi nella scrittura, nella nascita della Repubblica, nella scrittura della Costituzione e via via in ogni passaggio della vita del paese. Il libro intreccia costantemente ogni passaggio della vita del PC con ciò che succedeva in Italia, in Europa, nel movimento comunista internazionale, perché la vita di un partito non si svolge in una campana di vetro, è in osmosi, in relazione con tutto ciò che accade nel contesto e nel tempo in cui gli eventi si snodano e si sviluppano. E è un libro che credo sia, si possa dire, un libro onesto, nel senso che nella ricostruzione non cela alcun aspetto, ivi compresi anche gli errori, le difficoltà, le contraddizioni che si sono manifestate lungo i 70 anni, perché la vita di una grande organizzazione, un partito, non è una linea retta da punto a punto, è una vicenda che è fatta di continuità e discontinuità, di innovazioni e di contraddizioni. Non c'è dubbio. Di avanzamenti e ripiegamenti, e io cerco di ricostruirli. Ha raccontato tutti, bene tutto raccontarli questo. Rendendo bene. Evidente che questo partito è stato un grande protagonista della democrazia italiana, tanto è vero, certo, che lascia un'eredità che arriva, certo, fino a noi. Presidente Fassino, la ringraziamo moltissimo, ricordiamo ai nostri ascoltatori che se vogliono approfondire un po' il titolo del libro è Dalla rivoluzione alla democrazia. Grazie al Presidente della Commissione Esteri della Camera, Piero Fassino, per essere stato con noi. Una buona mattinata, buon lavoro e a presto. Grazie, una buona mattinata anche a tutti voi.